visto quello che sapevamo essere un loro punto di forza, cioè l'intensità, il cambio di difensivi e soprattutto i rimbalzi di attacco. Siamo stati bravi comunque a pareggiare i rimbalzi di attacco, perché normalmente noi siamo una squadra che ne prende molto meno di loro. Loro sono andati sulla loro media di 14, però anche noi oggi ne abbiamo presi tanti. Questo ci ha consentito qualche possesso in più per rifiatare in attacco, perché facevamo un po' fatica. Dobbiamo trovare qualche sistema per essere un po' più fluidi in attacco. Ci guarda come sempre tra una partita e l'altra, entrambe le squadre, entrambi gli staff tecnici lavoreranno per vedere cosa si può migliorare. Sicuramente si è visto oggi tutto quello che avevamo detto in sede di presentazione, cioè loro sono una squadra veramente, veramente tosta, e su questo io non ho nessun dubbio, però almeno oggi si è visto anche per tutti quelli che erano qui, e quindi sarà una serie veramente durissima, perché loro non muovono un centimetro e noi in certe situazioni, con certi accoppiamenti, siamo un po' in difficoltà, però loro su altri sono messi uguale, e quindi poi bisognerà vedere chi riesce a migliorare tra una partita e l'altra senza perdere le proprie peculiarità. Non è facile, perché loro, ripeto, sono molto bravi nelle letture di ciò che non sta andando e mettono sempre più, come posso dire, più situazioni durante la stessa partita che cambiano in continuazione, e la lettura non è sempre facile, capisco, perché siamo a finale di stagione, siamo tutti belli stanchi e cotti, però dobbiamo assolutamente cercare di mettere in campo non solo le energie fisiche, ma anche quelle mentali, che sono ancora più importanti, e queste partite si vincono così. Comunque, insomma, devo dire che soprattutto difensivamente l'ultimo quarto a 15 pari abbiamo fatto fatica in attacco, però allo stesso tempo anche difensivamente siamo stati abbastanza presenti, quindi questo è un dato che da un certo punto di vista mi fa pensare che, ripeto, le energie, se vogliamo, le troviamo. Poi non è sempre facile, però un ultimo quarto così vuol dire che ne abbiamo ancora, e speriamo di averne ancora per le prossime partite. Senti, questa squadra comunque è tosta, la Alberto. Sì. Quando gli altri sembra che abbiano l'inerzia, tutta l'inerzia del mondo della partita in mano, cioè, poi Alberto si riesce. La nostra o la loro? La Alberto. È stato un momento in cui l'inerzia sembrava fosse in mano loro, però Alberto si riesce sempre comunque a tirarsi fuori dall'angolo. Sì, è vero, però la stessa cosa, non perché voglio sminuire quello che abbiamo fatto, perché sicuramente in certi momenti eravamo fortemente in difficoltà e ne siamo usciti con la difesa, con il lavoro del gruppo, non mollando mai. Però onestamente la stessa cosa la puoi dire di loro, che hanno iniziato in maniera difficile, noi eravamo belli in tiro, facevamo canestro, e la stessa cosa, loro non hanno mollato mai un centimetro, quindi sono due squadre che difficilmente mollano, e quindi... Oggi intanto abbiamo vinto una prima battaglia, però c'è da lavorare, c'è da spendere e c'è da avere i nervi saldi il più possibile, perché sappiamo, ripeto, oggi loro hanno mostrato non il loro lato migliore, perché loro come noi possono giocare meglio di così, però sappiamo che nei playoff non si mostra mai il lato migliore, è difficile, no? Quindi, però allo stesso tempo entrambe le squadre hanno mostrato perché sono qua, cioè quelle sono le caratteristiche, diciamo, di reazione, di stare lì con la testa, eccetera, che le hanno portate entrambi fin qua. Quindi è una lotta veramente, veramente bella. Perché ovviamente noi speriamo di vincere tre partite, ma però non sarà assolutamente facile, per niente proprio. Ma io lo spero già. Forse qualcosa, esatto. Grazie.